Benvenuti al Palasport di Cisterna di Latina. Oggi campionato di Serie C1, girone B, si sfidano, è così, di United e Pomezia per il primato in classifica. C'è anche l'inno nazionale, ci si alza in piedi per l'inno di Mameli, è tutto pronto per Eco City Pomezia, gara tutta da vivere. Pallone ancora centralmente. Rosati, bene, in mezzo a due, rischia ma trova Lara che ha spazio, può provare a tirare, attenzione, la palla resta lì, ancora Lara, il tiro, Filippini ci mette una gran pezza, ancora attenzione, il contropiede, De Cicco se la divora così, alto, occasione per Naide De Pomezia, laterale, affidata a Terenzi, dietro cerca, attenzione, la recupera bene De Simoni che arriva tu per tu, il tiro, la parata decisiva di Chinchio che deve deviare in angolo, evitare l'1-0. Pallone a favore di Pestana, si infrange contro Rosati, giro di De Simoni, giocata ottima, buona però l'area, capisce tutto Terenzi, è 3 contro 1, a destra Rosati in mezzo, non arriva, occasionissima questa del Lego City che con un po' di precisione avrebbe potuto chiudere a rete col vantaggio al sesto minuto. Alla cerca il compagno, lo stop, attenzione, il tiro, la palla alta, illusione. Poteva essere un gol sotto la traversa, si salva così col tiro del numero 13 del Pomezia. La sinistra Pestana prova, il tiro violento, attenzione, la palla viene tolta da Terenzi all'ultimo che nega la gioia del gol. Che chiede anche un fallo, il numero 12. Giro palla Pulvirenti. Pallone per Armenia. Pestana. Centralmente per Pulvirenti c'è anche un contatto. Non è fallo secondo l'arbitro. Attenzione adesso la palla recuperata da Petrone che punta il tiro violento del gol. Del vantaggio del capitano all'undicesimo minuto. Al nono minuto il gol, l'abbraccio dei compagni, esplode la tribuna qui dell'Eco City, 1-0, Eco City. È entrato Santos, Petrone, gira per Terenzi, ancora Lara, Terenzi, Santos, attenzione, il pallone fuori misura, cioè c'è Nicola, il tiro debole di Armenia finisce fuori. Pallone sulla sinistra, Armenia, parte a Rozzi. Ancora bene Pulvirenti, attenzione, la giocata, la palla resta lì, il tiro di Armenia, ancora la parata di Chicchio, terza parata decisiva e angolo a favore dello United Pomezia. E poi lo punta molto bene, allarga dall'altra parte con Lara, c'è spazio, prova il tiro, la parata di Filippini, Terenzi se la controlla benissimo, il tiro però è alto, grande manovra dell'Eco City, dalla palla recuperata fino al tiro di Terenzi, siamo ancora sull'1-0, punizione affidata al Pomezia, ci sarà lo schema, attenzione, il tiro all'altra parte, un palo pieno che crea addirittura un contropiede a favore dell'Eco City, il tacco, giro palla, Terenzi velocemente, attenzione, verso Lara, la palla in mezzo, c'è, attenzione, c'è fuori area, secondo l'arbitro, sembra che l'avesse presa in faccia, si tocca la faccia, bisogna da rivedere, sembrava avesse indicato fuori area, l'arbitro invece è stata colpita di mano all'interno dell'area di rigore, quindi si presenterà al dischetto, si sta presentando adesso Lara contro Filippini, siamo a 55 secondi dalla fine del primo tempo, il tiro forte, gol, 2-0, Eco City, doppio vantaggio e esultano i compagni, è il 2-0, mancano 50 secondi al termine, conduce 2-0, l'Eco City, primo gol di Petrone, il secondo su rigore di Lara, conquistato da lui stesso, ora tenta la manovra lo United Pomezia, con Pestana deviato per essere battuto, solo 4 secondi, Pestana prova il tiro, deviato da Rosati ed è fine primo tempo, 2-0, convincente la prova casalinga qui dell'Eco City, applausi da parte della propria tribuna, si va negli spogliatoi con idea da riordinare da parte del United Pomezia che ha combinato poco, il poco che ha combinato non è riuscito a metterlo dentro,
Vucinic adesso dovrà controllare la gara e provare anche a affondare il colpo. È tutto da vivere il secondo tempo. Si ricomincia dal secondo tempo, 2-0 il risultato a favore sempre dell'Eco City, il possesso degli uomini in maglia rossa con Terenzi che gira verso Rosati. Ancora Terenzi, Cardoso d'altra parte, Lara intercettato il pallone. E ora Rosati, la giocata sarà rimessa laterale. Scambio con Petrone, il tacco di Rosati pregevole, la palla torna a Petrone, se ne libera bene il Papalla, non arriva però in mezzo troppo tardi, c'è angolo comunque per l'Eco City sulla sinistra davanti a Armenia, la palla bene, attenzione il tiro violento, doppio palo quello di Lara che dice indica la gioia del 3-0. Intanto in tiro avanti Marek ce l'ha in mezzo al 2, il fallo, punizione De Simone, la dà larga, il tiro, la parata di Tinchio che la mette in angolo. Oggi ha parato praticamente tutto. Siamo al 29esimo minuto. Marek sulla sinistra, attenzione, prova a andarsene, Rosati lo ferma con l'aiuto di Tinchio. La palla resta lì, attenzione. Ah, Rosati. Tirenti, la giocata in mezzo a due, c'è Lara che sale, sterza col sinistro, prova il tiro dall'altra parte, di poco fuori, sarà rimessa dal fondo, la passa, gliela toglie Cardoso, la fida bene per, attenzione in mezzo, Cardoso la stoppa male su assist d'oro di Lara, è stato fatto tutto benissimo, peccato sarebbe stato il 3-0. Dati si sostituisce al portiere, allora ancora c'è Tinchio che la mette giù, la palla resta in area di rigore, c'è Lara che arriva di fronte al portiere, il tiro violento la deve deviare in angolo Filippini, grande azione di Lara. Pestana, scambio, c'è Rosati che fa buona guardia, De Simone. Bene, attenzione adesso, sbilanciata, è 3 contro 2, la da dietro per Rosati, c'è spazio, il tiro violento, il gol! Gol di Sanchez che se la mette sul sinistro e spara al 36esimo, gol del 3-0 per l'Eco City, gara archiviata. Sul 3-0 il Pomezia si gioca la carta del libero. Quindi uomo in più nella metà campo avversaria, porta sguarnita Armenia con il portiere di movimento, arriva proprio a lui a Rossi che arriva sulla sinistra per Armenia, riordinano le idee gli uomini del Pomezia, spazio per De Simone, larga per Rossi, dietro per Armenia, ancora Rossi, la dà dall'altra parte, Pestana prova il tiro, Tinchio ci mette lo zampone, evita anche questo il tiro, intanto è il gol del 4-0 che finisce qua, termina la gara con questo quarto gol, mancano ancora però 5 minuti ma virtualmente finisce così. Ancora dietro, pallone per la palla in mezzo, ancora Tinchio che prova il tiro, attenzione scende, la mira era buona, all'altezza no, troppa potenza. Senti. Marak centralmente, palla arriva ancora Marak, tiene attenzione, fermato da Sanchez, la palla dall'altra parte per Rosati che tira e mette a segno il gol del 5-0, meritato anche per lui il gol. Tanta ballata questa dell'Eco City che al 37esimo chiude le danze ulteriormente. Nonostante il portiere in movimento dimostra comunque la superiorità anche difensiva dell'Eco City che è stato impeccabile adesso. Bene, attenzione, doppia giocata di Rosati che commette fallo. La giocata di Rosati, benché bellissima, scaturisce il fallo e quindi il sesto che vale il tiro libero per lo United. Pomezia si appresta a Pestana con una distanza, una rincorsa lunghissima, addirittura centrocampo, il tiro, Tinchio esce ma è il gol del 5-1 del Pomezia, sembra più il gol della bandiera. Lara in avanti, colpo di testa di Armenia,
50 secondi al termine della gara. Pallone su Rosati, che subisce un fallo, l'arbitro dice di continuare. Ultimi 40 secondi, la palla dall'altra parte, Rosati ancora, la rabona in mezzo, il gol di Pulvirenti con rabona di De Simoni. Bella l'azione a chiudere la gara, 5-2 risultato. Finisce qua con gli ultimi 10 secondi il possesso del Lego City, e 5-2 il risultato finale, 3 punti d'oro per Lego City, che scavalca quindi un Pomezia. Terzo tempo, stretta in mano tra le squadre di questa gara dominata, possiamo dire, da squadra di casa e Cisterna. Qui dal palazzetto Palasport Cisterna di Latina è tutto da Live Bomber e Calcio a 5 Live. Siamo qui con il capitano Marco Petrone, inquadriamo il risultato qui in alto, 5-2 per Lego City, che scavalca quindi il Pomezia. Come avete vissuto questa gara casalinga in un altro palazzetto, in un altro, diciamo, campo? E se vi è sembrato più facile coi tempi, col gioco? Sicuramente cioè, è una prima volta un po' per tutto, perché non è una prima volta da primi in classifica, perché ci siamo stati anche se per poco tempo. Adesso speriamo di averlo raggiunto questo traguardo e di non mollarlo più. E ci siamo detti in settimana che questo è un teatro rispetto all'altro palazzetto, senza nulla togliere, perché anche lì ci abbiamo fatto tante battaglie. Io personalmente vengo da 5 anni lì, quindi dimenticherò facilmente, però qui, ecco, è sotto gli occhi di tutti che come spazi, come atmosfera ti dà qualcosa in più, non c'è dubbio. Sicuramente dobbiamo rompere il ghiaccio, dobbiamo prendere le misure, però già si è visto qualcosa di meglio fin da questa settimana di allenamenti. È un risultato schiacciante che determina più che una difficoltà degli avversari a macinare gioco in questo campo, più una incapacità degli avversari a trovare gli spazi, una difesa che a tratti è sembrata impenetrabile, al di là dei gol, della bravura, insomma, ha messo chicchio la pezza 2-3 volte, sono state le uniche cose che avete concesso. Con questa formazione, dove, con questa carica agonistica ormai, dove pensate di poter arrivare? Sono particolarmente soddisfatto perché, leggendo questi nomi, si pensa a tutte le qualità, a tutte le caratteristiche, magari un po' meno al sacrificio. Invece oggi l'abbiamo vinta di sacrificio. Abbiamo fatto un bel regalo al prezzo oggi, dai, abbiamo fatto un bel regalo al prezzo. Sì, la vittoria anche sua. Scherzi a parte, è una vittoria per loro, specialmente per Vincenzo e Serena, perché noi, ecco, li chiamiamo il press e la vicepresidente, ma sono Vincenzo e Serena a tutti i sensi, perché ti fa capire un po' il senso di famiglia che abbiamo acquisito qui dentro. Tornando alle qualità, un roster importante il nostro, si sa dall'inizio, però ci sono partite che vinci pure col cuore. E oggi ti dico, 5-2 schiacciante, ci sarebbe stato meglio fino a 2 minuti alla fine. Penso che abbiamo fatto vedere quello che avremmo dovuto far vedere fin dall'inizio. È vero, 5-0 sarebbe stato meglio, però insomma è stato una piccola gol della bandiera, è stato pronto la prova d'orgoglio che doveva fare il Pomezia, insomma. Pensando alla vittoria, oggi facciamo i complimenti da Calcio a 5 Live, da Live Bomber. Complimenti a Petrone, doppietta, e insomma, con 3 minuti all'attivo fatti da quel signore lì dietro, se possiamo inquadrarlo, l'allenatore, l'artefice di tutti. Lui che fa il bar. Sì, è importante. Dobbiamo ringraziare. Oggi ci sono un po' di dediche, cioè, l'abbiamo detto per Vincenzo e Serena, ma anche per Angeletti, il mister. E per noi, perché solo noi possiamo sapere quello che stiamo vivendo da st'estate in preparazione, e non è così scontato vincere, quindi dobbiamo ancora conquistare tutto, perché oggi è una partita di campionato. È vero, ringraziamo Petrone, il capitano, complimenti ancora. Grazie per la doppietta, per la vittoria. Grazie. E in bocca al lupo il resto della stagione. Crepi.